cosa che cosa? Tra diciamo l'Italia post codice napoleonico, diciamo così, no? Tutto sommato si potrebbe anche dire che non ha subito quel processo di modernizzazione che consente. Scusami, un attimo. Una domanda, in base a cosa definisci moderno questo processo? Allora, tu stai dicendo praticamente, se non ho capito male, io ho fatto un discorso, tu hai detto, negli Stati Uniti c'è un approccio che consiste nella... Che è un approccio americano non moderno, è un approccio americano non moderno, perché quello americano deve essere moderno e quello italiano deve essere non moderno? Io sostengo che l'elemento di passaggio dalla... attribuzione di un o meglio dall'identificazione o meglio dalla registrazione di un comportamento alla attribuzione di una identità è uno degli elementi caratterizzanti del chiamiamolo così adesso mi costringi per diciamo partigianeria perché non mi va di gettare Foucault nella diciamo alle ortiche a essere più rigido di quello che io invece avrei voluto essere. Il punto comunque è così, forzando un po' la cosa, mi verrebbe, cioè, afferrerei che effettivamente questo passaggio è un passaggio costitutivo della modernità. Okay. Questo è un elemento. Questo me lo appunto perché però sì. Voglio poter rispondere dopo. Sì, sì, sì. Allora, per quanto riguarda invece il tema della importazione e della legittimità di importare dei discorsi culturali nati in contesti diversi, io francamente ho una sensibilità, se vogliamo, un po' più eclettica forse della tua. Intanto perché stiamo parlando già, limitandoci all'aspetto teorico di un insieme, se vogliamo anche di un magma disordinato di provenienze filosofiche, sociologiche, antropologiche, eccetera, eccetera, europee, americane, quindi di per sé l'oggetto teoria teorico queer è già un oggetto bastardo, è già un oggetto ibrido. Questo è il problema della forma. Un attimo. Sto dicendo che non vedo questa grande difficoltà, cioè il queer non è un carattere nazionale degli Stati Uniti, assolutamente. Poi, secondo elemento, che secondo me invece è interessante, questo sì, tu sostanzialmente fai un'obiezione politica che ha un po' a che fare con una specie di visione dello sviluppo storico, no? Cioè, in sostanza dici che la teoria queer è consentita soltanto nel momento in cui determinati processi identitari si sono calcificati o sono stati calcificati a causa di un determinato contesto culturale o perché in alcuni paesi ci sono state appunto le politiche dell'identità, il multiculturalismo, l'identificazione della comunità gay come una sorta di comunità razziale che discorrendo. Lì è legittimo. Laddove questa cosa non è avvenuta, secondo te non è legittima. Io invece non credo in questo tipo di, come dire, purismo. Nel senso che alla fine il contemporaneo, la contemporaneità, è un luogo in cui questo sviluppo, diciamo, lineare della storia è schiacciato. Cioè, se voi andate a vedere come vive una finocchia in un paese, adesso non voglio dirne uno a caso, spariamone uno proprio a caso, nel Kazakistan, cioè la finocchia del vi faccio l'esempio di quello che ho visto oggi lì al Mix, c'era questo gruppo di autoaiuto in Camerun, c'era questo ragazzo che faceva il volontario in questo gruppo di autoaiuto in cui fanno diagnosi e prevenzione eccetera eccetera. E lui, allora, la mamma abitava in un paese fuori dalla città, praticamente in mezzo alle foreste. Lui abitava in una stradina, cioè in una casa all'interno di una stradina larga tipo 50 centimetri,
e quando era in ufficio si guardava i video di Rihanna, per dire che il mondo contemporaneo è un mondo in cui il tempo è schiacciato, in cui le temporalità sono confuse. Per questa ragione l'idea che la teoria queer o la decostruzione possa arrivare soltanto a cose fatte, cioè soltanto che dopo che ci siamo dati, tra virgolette, il lusso di avere un'identità, secondo me è un'idea sostanzialmente antistorica, cioè contro contraria ad una banale constatazione del presente. Il nostro presente, anche quello nostro individuale, è il presente di storicità diverse che confluiscono fra di loro. Per provenienza geografica, culturale, ciascuno di noi non è mai al tempo con il proprio tempo. Quindi non vedo per quale motivo porre questa sorta di licenza alla teoria qui, alla importabilità, chiamiamola così, della teoria qui, a parte che io sostengo che sia nata in Italia la teoria qui, perché volendo rovesciare anche le carte, venendo un po' anche a una serie di cose che hanno più a che fare con la politica e col politico, io mi sono formato nell'attivismo gay, militante, antagonista, prima di tutto leggendo Mario Mieli, e poi, caro mio, se c'è una persona che era qui, l'ho conosciuto di persona Mario Mieli. Aspetta un attimo, la teoria queer, intanto ti stiamo parlando di una roba che è nata nel 91, quindi povero Mario Mieli non poteva sapere della nascita del bravo. Secondo, Mario Mieli aveva appena letto l'antiedico di Gattari, che non conosceva assolutamente, quando ha pubblicato Gli elementi di critico omosessuale, non conosceva la rottura epistemologica della storia della sessualità, non conosceva Foucault. Cioè, l'impianto filosofico di Mario Mieli era un impianto essenzialmente freudo-marxista, diciamo marxiano. Questo però, ripeto, nella mia esperienza di militante, attivista, gay, gay non mi sta male, io ho prima di tutto conosciuto il pensiero di Mario Mieli, e alla fine degli anni 90 il pensiero di Mario Mieli serviva in Italia per contrastare un certo conformismo del mondo omosessuale maschile, dal mio punto di vista, che se da un lato aveva, come dire, dei risvolti più o meno goderecci e di divertimento in una forte normatività, quando andavi in un locale, se non eri vestito in una certa maniera ti guardavano storto, adesso quantomeno c'è, come dire, una sorta di tolleranza repressiva un po' più diffusa. E secondo c'era in Mario Mieli un discorso estremamente più, lasciatemelo dire, rivoluzionario di quanto non fosse quello contenuto nell'agenda ufficiale del movimento omosessuale degli anni 80 e 90, che francamente a me non mi coinvolgeva più di tanto. Quindi aggiungere anche questa cosa, proprio per dire che gli incontri e le fusioni di suggestioni, la ricezione del pensiero di qualcuno, come la ricezione di un linguaggio e di parole dette da altri, non hanno per forza la necessità di seguire un filo logico di sviluppo di una chissà quale storia che deve andare per forza così. Teresa De Laurentiis si è lamentata dopo poco, è giusto, è vero, è storicamente vero, ha lamentato dopo pochi anni il fatto che la teoria qui fosse diventata una sorta di etichetta che faceva vendere più libri. Questo è senz'altro vero poi tra l'altro per un sacco di mode culturali. E la queer theory è stata effettivamente una moda culturale, se vogliamo possiamo anche affermare che lo sia ancora oggi, ma questo io non lo ritengo un elemento decisivo. Quello che è sbagliato nella lamentela di Teresa De Laurentiis, e che in questo secondo me un po' la mette nella posizione della mamma, è lamentarsi che un termine debba avere una fedeltà semantica. Queer è un termine che non ha, ma poi in generale le parole non hanno nessun obbligo di fedeltà semantica. Non c'è nessun. Vabbè, tu sei uno storico, sei un po' più positivista. No, Io ritengo che le parole
hanno le parole. Se stiamo discutendo di un debito e di un credito, io comincio a dire che io ho un debito con te e quindi tu mi devi dare i soldi, ti assicuro che diventi molto rigido sulle parole semantiche delle parole. Il debito può essere anche una parola, come dire, può essere anche un concetto figurato. Io forse ho un enorme debito. No, io comunque ritengo che il problema non è quello della, di nessuna fedeltà dei termini delle parole a una storia o uno sviluppo. Questa è la cosa essenziale che volevo dire. Allora, io direi di finire questo dibattito, sì, e passare a un'altra fase del discorso e sì. Non ammazzare il pubblico, che poi se fosse stata rifatta di pomeriggio sarebbe stato meglio, sicuramente che sarebbe stato meglio. Mamma mia, acida! Ma quanto lo conosci? Rimaniamo comunque sul concreto, perché per me è importante contestare quando di politica. No, io sono convinto che la storia sia una branca della politica e viceversa, ma... purtroppo non è una condizione condivisa da molti. Quando io ti ho bloccato quando hai detto caratteristica della modernità, è proprio questo il mio concetto, questa strana idea per cui un certo modo di vivere l'omosessualità, che è quello dei borghesi gay americani che vivono a New York e San Francisco, costituisca la modernità, il modello a cui noi tutti dobbiamo tendere. E che invece 1,5 miliardi di cinesi e di indiani che vivono l'omosessualità secondo un altro tipo di concezione non sono moderni, semplicemente perché non sono nati in America. Io questo lo contesto, perché io affermo che tutti i modi di vivere l'omosessualità nell'oggi sono tutti altrettanto moderni. Ma questo moderni sono contemporanei, sono qui, ora, oggi, sono in questa città, sono i marocchini che vivono l'omosessualità in un certo modo a Milano. Sono contemporanei e questo fa di noi degli essenzialisti, però sì. Ma se siamo andati oltre il concetto di essenzialismo, io ci metto le bandiere fuori dalla, perché ho passato 30 anni a sbattere contro queste obiezioni di cartapesta, per cui se sono crollate tanto meglio, ma abbiamo avuto una difficoltà politica a parlarci, a fare dibattito, perché era impossibile. Io queste cose le ho viste discutendo non solo di storia ma anche di sociologia e di politica. In Italia abbiamo due culture dell'omosessualità fondamentalmente, quella settentrionale e meridionale, non è proprio in questi termini. Abbiamo la cultura mediterranea che categorizza l'omosessualità in base al ruolo, e quella europea che la categorizza in base all'orientamento. Quella mediterranea è un brutto termine, si è diventato negli anni 70 quando in Francia stavano cercando una parola per definire quel tipo di omosessualità che avevano gli immigrati marocchini, algerini soprattutto, comunque i francesi di seconda generazione, che avevano una visione dell'omosessualità diversa da quella dei francesi metropolitani. E l'avevano trovata mediterranea perché la trovavano in Sicilia, in Spagna, in Grecia, in Algeria, invece non è mediterranea, perché è molto diffusa per esempio in America Latina, quindi mediterraneo non c'entra niente, non esistono determinismi geografici. Però di fronte a una persona che ti dice: siccome io vado a letto con i maschi e li inculo, questo dimostra che io non sono omosessuale, è palese che la sua tassonomia non ha niente a che vedere con quella del gay americano che dice: io vado a letto con un uomo e quindi sono omosessuale. Ma questo tipo di ragionamento per me come storico diventa interessante quando io trovo le suppliche fatte dai confinati in epoca fascista che dicono: essendo padre di due figli ho dimostrato di essere proficuo attivo e quindi non posso essere pederasta e quindi voglio essere graziato. Io vedo il questore Molina che manda al confino gli omosessuali, i pederasti di Catania, facendogli fare la visita all'anno è allargato e quindi è omosessuale. Poi c'è uno di loro che invece è solo attivo a Caprara, che fa fuoco e fiamme perché lui è attivo e quindi non può essere pederasta. Contemporaneamente il questore di Firenze scrive una relazione in cui cita Freud, la psicoanalisi, eccetera, e stabilisce che l'orientamento di tizio è omosessuale e quindi chiede che venga bianco. Noi siamo di fronte a due culture, due tassonomie, due modi di vedere, concepire l'omosessualità, che convivono fianco a fianco.
È stato fatto uno studio in Spagna, molto bello, il romanzo così, di un altro storico, che fatto storico della filosofia, su Polchiano, eccetera, che però si è messo a cercare le ricerche scientifiche della Spagna dell'Ottocento e non ha trovato nessuna struttura epistemologica. Esattamente come me ha trovato diverse concezioni, quella cattolica, quella dell'omosessualità mediterranea, quella psicanalitica, che coesistono, convivono, spiegano contemporaneamente la stessa situazione. Io nel mio libro citerò l'uscita che ha fatto un pugile americano che ha fatto il coming out portoricano. Ok, e sul giornale è apparso uno scambio di battute e già il mio allenatore aveva capito che c'era qualcosa che non andava e mi ha chiesto, ma adesso non ricordo come si chiama, ma tu hai intenzione di dichiarare che sei gay? E io gli ho risposto, no, non è vero, io sono attivo. Cioè, l'allenatore gli fa una domanda relativa all'orientamento sessuale e lui gli risponde parlando del ruolo di genere. No, io sono maschio, no, io sono maschio. Allora, è chiaro che noi non possiamo capire non la storia, ma la politica, il qui ed ora, i nostri rapporti con i migranti, per esempio, se non teniamo conto del fatto che esistono diverse culture dell'omosessualità, che sono tutte moderne, sono tutte contemporanee, che nessuno ha il diritto di dire che se tu non vivi l'omosessualità come la vivono a New York o a Londra, non sei moderno. Vedo che tu fai sì con la testa, quindi penso che ci sia un terreno comune su cui sono d'accordo. Però attenzione, perché se tu mi rivieni in questo momento te stesso come un queer revisionista moderato di Valeria, io quando leggo la Valeria Traub che mi dice che è un assunto di tipo borghese presumere che il tempo scorra soltanto in una direzione, perché il tempo può scorrere anche in tante direzioni. Quando leggo gli studi di Kant che contro la dicotomia di genere, il binarismo di genere, i sessi possono essere quanti vogliamo, anche 50, ok? È vero questo fatto? Abbiamo 50 sessi? Ok, perfetto. Allora, e concludo il mio intervento, uno dei miei motivi di polemica con il queer, non necessariamente con te a questo punto, in questo modo, è il totale disprezzo per l'aspetto biologico, istintuale, che esiste nell'animale uomo. Può darsi che, quello che ripeto spesso sul queer, che contiene alcune cose vere e alcune cose nuove. Quelle nuove non sono vere e quelle vere non sono nuove. Nel senso che dice un sacco di cose vere, per esempio che il sesso biologico e il genere non sono la stessa cosa, lo diceva anche Margaret Mead negli anni 50, però non abbiamo bisogno della peer theory per scoprirlo. Effettivamente c'è stato un passaggio. Ok, benissimo. Ma la cosa che mi fa paura è riuscire ad essere arrivati a concettualizzare questa sessualità priva di sesso, che mi sembra più solo di una zitella vittoriana dell'Ottocento, che una prassi di liberazione sessuale. E oltretutto, a noi che siamo omosessuali, venire a dire che la sessualità è fluida, cioè fondamentalmente che se vogliamo possiamo guarire, tiriamo la terra a terra, no? Se vogliamo, ci basta solo, è soltanto una convinzione sociale la nostra omosessualità, perché non abbiamo ancora chiarito bene la nostra fluidità interiore, e qui per me comincia il dolore, nel senso che finiamo in un campo un po' neocon. Come rispondere? Ho capito teocon. Vuoi aspettare un attimo? No, non è che mi devo riprendere, se mi risponde poi lasciamo. Sì, che io direi sì. No, ma se volete io posso anche non magari. va bene, stasera faccio il revisionista, cioè, in realtà io vorrei dirti una cosa, cioè, ho la sensazione che tu nel corso, adesso io aspetto di vedere questo tuo libro, però leggendo quel saggio che hai postato, pubblicato qui su Quattro Lati del Queer, io ho avuto questa sensazione,
che tu abbia un po', non so quanto, non voglio dire inconsapevolmente perché sembra di ridurre, cioè come dire, di diminuirti, non è un discorso corretto. Però è come se tu mettessi tutto ciò che non ti piace nella teoria queer, cioè tutto ciò che è sbagliato, anche quindi una congerie di cose, e poi dall'altra parte, per questo io spesso annuisco, perché ci sono delle cose che secondo me sono un portato, un elemento caratterizzante della teoria queer, che tu invece fai tue e affermi contro la teoria queer. Un esempio, questa roba dell'omonormatività, cioè è una cosa rispetto alla quale gli studi sulla sessualità, e in particolare quelli relativi, cioè che vengono etichettati come studi queer, si sono sempre accaniti. Cioè il fatto che esista un unico modello, quello dell'omosessuale moderno, noi queer postmoderni lo contestiamo da sempre. Cioè l'elemento di critica della modernità e l'antiessenzialismo, come l'avevi chiamato tu, tra l'altro concetto estremamente importante, ma qui non stiamo facendo una roba tra gli epistemologi, comunque, giusto per citare Karl Popper, se l'è inventato lui questo termine, è molto importante la storia del pensiero. Cioè, il problema non è essere degli ipermoderni o roba del genere, il fatto, anzi, la letteratura che viene più o meno in maniera, come dire, di marketing, etichettata come letteratura e studi queer, spullulano di studi che vanno a vedere come viene vissuta e come viene articolata discorsivamente, raccontata l'omosessualità o la diversità sessuale nei paesi non occidentali, come veniva articolata prima di Stonewall, tutta una serie di campi di indagine e di ricerca che sono specifici della teoria queer. Cioè, per esempio, la figura in ambito lesbico della coppia Butch-Fan, che è una figura tra virgolette premoderna, nel senso che può essere ricondotta ad una modalità di rapporto gerarchizzante, non uguale, eccetera eccetera, tipica di configurazioni appunto cosiddette premoderne, è stata estremamente valorizzata dal discorso lesbico barra queer. Il travestitismo come modalità di elusione dell'eterosessismo, prima ancora di Stonewall, è stato studiato da storici e storiche anche italiane, per esempio la Schettini, non so quanto abbia poi si identifichi consapevolmente e volontariamente con la teoria qui, però io ritengo che quelli siano degli studi estremamente interessanti e da valorizzare. Il concetto di omosessuale moderno, tra l'altro c'è un libro di Barbagli e Colombo pubblicato, che sono due sociologi, pubblicato nel 2001 se non ricordo male, e quello è effettivamente l'elemento fortemente normativo nel quale io non mi riconosco affatto, giusto per puntualizzare. Però adesso diamo a loro la parola, allora io direi andiamo decimati. Sì, di fermarci qui, e comunque stiamo aspettando il libro di Giovanni. Però Canone Inverso può dare molti spunti di riflessione per approfondire comunque tutte le istanze queer, perché ci sono diversi estratti di è un'antologia e ci sono diversi estratti importanti che mai sono stati tradotti qui in Italia di saggi di teorici queer. C'è qualche domanda da parte del pubblico? Facile, Luisa. Non quest'ora di argomentare. Luisa, vuoi venire qua e dare? No. Facilissimo, una quando io cerco il libro. Quando pubblicano? Il primo trimestre 2015. E poi la seconda domanda è che cosa ne pensi del Pride milanese di quest'anno che è